Mercoledì 5 dicembre al Teatro Alighieri di Ravenna la consueta serata Confesercenti. Il premio Confesercenti 2018 vanno a Milena Baldassarri, manifestazione Iron Man, Mattia Strocchi, Vittoria Zoffoli e Luca Calvarese. Il premio MEI, Confesercenti per la promozione della musica italiana, a Fabrizio Foschini. Il premio Donna Ravennate nello sport, in collaborazione con il CONI provinciale, a Gaia Ragazzini. E poi, naturalmente, alle aziende associate da 50 anni, il premio Fedeltà Associativa. Madrina della serata, ospite d'onore, la ciclista Sofia Collinelli, a concludere il recital di Gene Gnocchi. Si rinnova l'appuntamento con la serata Confesercenti, con ancora una volta premi e ospiti importanti. Esattamente, questo è un appuntamento ormai consueto in cui noi premiamo alcune nostre aziende associate che abbiamo scelto tra tutte quelle che abbiamo e che seguiamo, e abbiamo dei premi Confesercenti a personalità, auto, team, eventi che si sono contraddistinti nel corso dell'anno in maniera particolare, e questa è una buona occasione per noi. Che anno è stato? Da un punto di vista mi fa già parlare male. Allora, sicuramente siamo in un momento ancora critico per i consumi, per il debito pubblico, per tutto quello che è la ripresa delle aziende. Siamo ancora in una fase di stand-by. Occorrono delle azioni importanti, noi ne parleremo anche stasera, perché questa è vera, una serata di festa, di spettacolo, di divertimento, ma è anche una buona occasione per fare un po' il punto della situazione e rimarcare quello che è il lavoro che tutti i giorni svolgiamo a tutela delle imprese. Quindi cosa dirà? Rinnovatevi, credeteci. Sì, sicuramente rinnovamento, formazione, innovazione, queste sono le cose che i cambiamenti della società impongono, le aziende sono pronte a questo. Noi abbiamo fatto tante iniziative di formazione sull'innovazione, abbiamo seguito le aziende anche per gli adempimenti che ultimi, come la fatturazione elettronica, che è quella più sicuramente... Tutto chiaro finalmente? Purtroppo no, ci vorrà un po' di tempo, come in tutte le cose nuove a cui ci dovremo approcciare. Mi sento molto onorata di essere qui. Oggi allenamento? No, adesso c'è un periodo di stop. Circa 2 mesi faccio palestra. Tanta palestra? Sì, 3 volte a settimana, 4 volte. Quali sono le prospettive per il 2019? Migliorare sempre di più me stessa, migliorare le prestazioni e far sempre meglio, non solo in Coppa del Mondo ma anche in altre gare come mondiali, europei. Tanto sacrificio, immagino. Molto, sin da piccoli. Magari ci sono i miei coetanei che vanno a ballare il sabato sera, fanno tardi, io invece no, devo stare a casa, prepararmi per una gara che ce l'avrò la domenica perché mi devo svegliare presto. Sono sacrifici molti. Cosa ti senti di dire in questa serata di Confesercenti? Mi sento di dire a tutti quelli che vogliono fare qualcosa di importante, che hanno paura di provare a farlo, buttatevi, provate a farvi, che magari ci saranno delle grandi soddisfazioni per voi. Premio Confesercenti qui al Teatro Alighieri, una bella serata. Bellissima, siamo proprio contenti di essere qua, soprattutto io da romagnola sono contentissima di essere in uno dei teatri più celebri dell'Emilia Romagna. Come va il ballo? Va molto bene, va molto bene. Io poi vengo da Roma, quindi anche per me è una bellissima serata stare qui, un onore ricevere questo premio. E va molto bene, va molto bene. Meno male che c'è ancora qualcuno che crede in qualche sport diverso dai soliti. Assolutamente, assolutamente, soprattutto noi romagnoli che veniamo dal ballo, dalle balere, così riportare un po' di sano ballo di qualità ci fa super felici. Come si balla con una romagnola? Benissimo. Se da Roma sono venuto qua e ballo con una romagnola, benissimo, benissimo. Che effetto fa essere qui a Ravenna in una serata come ospite d'onore? È davvero bellissimo essere qui a Teatro Alighieri a Ravenna, per me è davvero un onore essere nella mia città, e stasera sono felicissima di essere qui e passeremo sicuramente una bella serata. Un bellissimo successo, quanto stressa il babbo con la sua storia alle spalle? No, il babbo mi sta molto vicino e sono contenta di averla qui con me e ogni volta, ed è il mio punto fermo. Ma sei arrivata in bicicletta? No, a piedi. A piedi? Qua abiti vicinissimo al teatro? 200 metri.